E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringy Luca Tech e oggi andremo a parlare di un accessorio insolito. E io non avrei mai pensato di portare un video dedicato solo ad un semplicissimo hub USB-C, ma il perché ve lo dico subito dopo la sigla. Celebrate every day like a birthday. Things come to love that way to split. The girl with the dust in too long. Don't sleep, you gotta stay up. Don't sleep, you gotta stay up. Ebbene sì, un hub USB-C dedicato solo ed esclusivamente per il mio MacBook Pro da 13 pollici. Per quale motivo sto portando un video dedicato solo ed esclusivamente a questo dispositivo? Perché è assolutamente fantastico. Per quanto riguarda il packaging, è assolutamente minimale e in linea con tutti i dispositivi della casa di Cupertino, quindi si abbina perfettamente anche ad avere lo scatolotto di questo semplicissimo dispositivo a fianco al vostro scatolo del MacBook Pro. Per quanto riguarda la qualità costruttiva e i materiali, è costruito interamente in plastica e qui sul retro abbiamo una semplicissima gomma di soft touch per andare ad appoggiarlo semplicemente senza graffiare la superficie di plastica. Plastica, sì, voi potreste dire che prodotto scadente, in realtà no, perché è un'ottima plastica, super resistente e soprattutto lo rende assolutamente leggerissimo. Per quanto riguarda il cavo, non è in nylon, ma all'interno ha delle fibre assolutamente resistenti, quindi potete tirarlo tranquillamente a lungo senza creare assolutamente problemi. È vero, i materiali di questo semplicissimo hub non sono al top, non è alluminio, non è nylon, non è niente del genere, ma è semplicemente per ridurre il prezzo di un dispositivo assolutamente incredibile. Per quanto riguarda la qualità di assemblamento, è perfetta, sì, non troverete il minimo dettaglio fuori posto, probabilmente si sono dedicati più a questo fattore che sul fattore dei materiali. Non troverete il minimo jack o qualsiasi cosa che si muova e qui sul fondo abbiamo una caratteristica davvero interessante per ridurre lo spessore del dispositivo, ma rimanendo con la porta, con la possibilità di avere la porta Ethernet qui sul fondo, che come sappiamo è cicciotta, è qualcosa di bruttissimo, spero che la tolgano di mezzo il prima possibile. Voi adesso starete pensando e mi starete dicendo: ma ci stai parlando di un semplicissimo hub USB-C per il tuo MacBook? Sì, il video fa schifo, non lo guardate. Sto scherzando ragazzi, sì, perché questo è quello che sono riuscito ad abbinare perfettamente al mio MacBook dopo averne provati tanti, e vi lascio anche il video di dove ne consiglio uno che è molto più economico di questo, costa quasi la metà, ma non arriva alla qualità di questo. Ma vi lascio il link qui in alto a destra. Beh, parliamo adesso di quali sono i dettagli che mi hanno fatto scegliere questo dispositivo al posto di un altro. È semplice, sono un cafone e mi piacciono i LED. A parte gli scherzi ragazzi, ho scelto questo al posto di altri semplicemente perché è super leggero, mi dà la possibilità di collegare tutto quello di cui ho bisogno, a parte un piccolo dettaglio ma ve ne parlerò dopo. È super cafone perché veramente ha dei LED qui sulla parte superiore, mi dà la possibilità di essere super veloce con internet grazie alla porta Ethernet e quindi davvero perfetto. Andandovi ad elencare tutte le porte disponibili su questo dispositivo, abbiamo tre porte USB 3.0, una porta Ethernet, una porta USB Type-C, quindi per ricaricare il nostro dispositivo, e una porta HDMI, quindi davvero possiamo collegarci tutto quello di cui abbiamo bisogno, anche ricaricare un dispositivo. Sì, perché abbiamo la possibilità di ricaricarlo tramite una di queste porte con il segnetto proprio della ricarica che esce a 2A. Vi ricordo che qui potete collegare fino a 100W, quindi riuscirete tranquillamente a collegarci tutto quello di cui avete bisogno. Per quanto riguarda la velocità di trasferimento, sì, perché questo è l'unico dettaglio che conta per la produzione, beh, siamo a degli standard abbastanza elevati. Per quanto riguarda il dispositivo Inatec che vi ho recensito in questo video che vi lascio qui in alto a destra, non c'eravamo. Sono andato a provare questo e sono riuscito a raddoppiare le velocità di trasferimento, quindi davvero perfetto. Altro dettaglio che ho trovato interessante su questo dispositivo è che lasciando collegato la porta USB Type-C rimane accesa la scritta LED e quindi
potete tranquillamente lasciare questo hub alla vostra scrivania e utilizzarlo come presa di ricarica per i dispositivi che volete ricaricare praticamente tutti i giorni. Bene ragazzi, che dirvi, il video finisce qui. È vero, vi ho portato una semplicissima recensione di un hub USB Type-C, ma è semplicemente per essere il più chiaro e pulito possibile sul spiegarvi qual è il dispositivo che ho scelto per l'utilizzo giornaliero di produzione per il mio MacBook Pro. E quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like a questo video. Se non vi è piaciuto, non lasciate un dislike, ma mettete like comunque. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella e seguitemi su Facebook, Instagram e Twitter. E soprattutto fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo dispositivo. Io vi lascio il link per l'acquisto qui sotto in descrizione e noi ci vediamo domenica prossima, sempre qui, sul mio canale YouTube.